Una battuta su questa vicenda del piano triennale, capisco che significhi un'accelerazione sul bilancio, è un fatto su cui si punta, su cui evidentemente però si può puntare perché ci sono le condizioni, giusto? Perché altrimenti uno si domanda perché l'anno scorso il bilancio 2021 è stato approvato a dicembre. Cosa c'è di nuovo adesso che rende possibile, a parte le circostanze politiche, che lo capisco che siamo a fine consiliatura, ma cosa c'è di nuovo sul piano proprio tecnico che permette di puntare su questo obiettivo che io ritengo non sia di secondaria importanza? No, no, credo che sia un obiettivo di primaria importanza, anche perché sappiamo bene che in genere le amministrazioni uscenti non fanno il bilancio, proprio non se ne occupano. Le condizioni che sono cambiate, a parte ovviamente quelle politiche, le condizioni che sono cambiate derivano proprio dal riordino dei conti che è stato fatto, perché come ci siamo detti, noi siamo riusciti a riprendere e a riequilibrare alcuni indicatori importanti, quello dei debiti commerciali, perché finalmente al comune le liquidazioni vengono fatte nei 30 giorni previsti dalla legge, cosa che non era mai stata perché c'era un ritardo ormai cronico, che vedeva anche eventuali fornitori o le ditte guardare al comune veramente con grande disappunto, con sconforto. Adesso abbiamo recuperato. E poi l'altro indicatore importante che riguarda i debiti fuori bilancio e che riguarda l'anticipazione di cassa, perché noi adesso non abbiamo anticipazione di cassa e questo è un indicatore importante. E abbiamo un recupero enorme sui debiti fuori bilancio perché siamo al passo per la prima volta. Noi stiamo riconoscendo debiti fuori bilancio di queste annualità del 2021, quindi recuperando un arretrato che veramente non era sostenibile. Tutto questo dà l'idea dei conti in ordine e quindi proprio perché i conti sono in ordine è facile, è più semplice poter pensare a mettere mani e quindi pensare ad approvare il bilancio, il nuovo bilancio di previsione 2022-2024 nei termini o comunque in tempi veramente brevi. Questo è un obiettivo che ci stiamo prefissando, sul quale stiamo già lavorando da qualche settimana. Il primo atto propedeutico è stato approvato, ma nel giro dei prossimi giorni si procederà anche con gli altri.